Ragazzuoli, il video che pensavo di dover far uscire oggi, alla fine della fiera uscirà martedì, che forse è anche bello così, però io vi dico solamente che domani dovrete stare particolarmente attenti a ciò che pubblicherò su Instagram, magari anche su Twitter, anche su YouTube, quindi nel senso andatemi a seguire su tutti i social, tutti i vari link sono in descrizione, perché oggi si parla comunque ancora, tanto per cambiare, di mercato, dato che periodo giustamente ne approfittiamo. E da dove ho letto la notizia? Ovviamente da OneFootball, che come al solito vi invito a scaricare perché potrete ricevere le notifiche in tempo reale sul mondo del calcio, sulla Juventus, sui risultati. L'app è totalmente gratuita. Anche in questo caso, se vi va, il link è in descrizione, perché appunto di cosa si parla? Anzi, si riparla di questo possibile scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, tra questo possibile scambio tra Juventus e Barcellona. E ho detto si riparla perché appunto anche quest'estate si è parlato di questo possibile scambio, solo che non si è fatto perché il Barcellona chiedeva, non so se giustamente o meno, anche un conguaglio abbastanza importante, se non erro più o meno di una trentina di milioni, più appunto Federico Bernardeschi, per far arrivare a Torino Ivan Rakitic. E appunto lo stesso Di Marzio ha riportato che pare si stia nuovamente parlando, che i due club stiano nuovamente parlando per provare a fare nuovamente questo scambio. E poi non so se con conguaglio o meno, o magari conguaglio più basso rispetto a quello richiesto in estate, non lo so. Sui social ho visto molti tifosi divisi, anche giustamente, perché c'è chi vorrebbe fare assolutamente questo scambio perché la Juventus ci andrebbe assolutamente a guadagnare, e c'è chi non lo vorrebbe fare per altre ragioni che possono essere anche giuste, come per esempio la differenza d'età, perché adesso va bene tutto quanto, ma Bernardeschi è parecchio più giovane di Rakitic, che a marzo compirà 32 anni, quindi inizia ad essere un'età abbastanza importante. Nel calcio da adesso puoi giocare ad alti livelli anche fino a 34, 35, in alcuni casi anche 36 anni, quindi nel senso non sarebbe un suicidio, per carità, questo scambio. Però comunque c'è una differenza d'età abbastanza importante, e uno potrebbe dire sì, ma c'è anche una differenza di giocatore abbastanza importante. Per carità, dopo quello è sempre soggettivo e non so quanto sia poi effettivamente sbagliato. Ma un altro tassello comunque da non sottovalutare è lo stipendio, perché Rakitic prende più o meno il doppio di Bernardeschi. Mi pare che Bernardeschi prenda più o meno 4 milioni, mentre invece Rakitic ne prende quasi 8. Cioè, nel senso, c'è una differenza abbastanza importante. E io onestamente, se vi devo dire la verità, sono abbastanza nel mezzo, cioè a prescindere da come andrà a finire questa trattativa o questa voce, semplicemente, cioè, accetterei tutto tranquillamente. Se dovesse arrivare Rakitic, io sarei assolutamente contento. Conosciamo tutti Rakitic, le qualità di Rakitic. Nel 4-3-1-2 potrebbe probabilmente ricoprire con una certa qualità tutti i ruoli del centrocampo, e probabilmente ti verrebbe utile in qualsiasi ruolo, in qualsiasi situazione e soprattutto in qualsiasi partita, cosa che magari uno come Bernardeschi non sai se è proprio in grado di fare, e uno come Ramsey non sai se nel momento ci sarà effettivamente o sarà tanto per cambiare rotto. E in più un lato positivo di Rakitic è che sarebbe un giocatore che ti potrebbe quantomeno, poi usiamo il condizionale che mai dire mai, ti potrebbe garantire un certo tipo di integrità fisica che comunque non guasta mai. Ecco, nel corso della sua carriera si è avuto problemi, ha avuto problemi più che altro di tipo traumatico, magari delle botte, dei problemini da poco. Non è uno di quei giocatori che ha sempre lo stesso tipo di problema che lo porta a stare fuori dal campo per molto tempo, anche più volte magari nella stessa stagione. Però d'altro canto, onestamente, io vi devo dire la verità, sapete benissimo come la penso su Bernardeschi, non è mai stato un giocatore che ho particolarmente apprezzato. Però adesso, vedendo quest'idea che ha di Sarri di farlo giocare mezzala, e soprattutto vedendo quella che è stata Juventus Udinese, che va bene, per certi versi è stata la partita che è stata, però dove secondo me Bernardeschi non ha assolutamente sfigurato, se la Juventus, intesa più che altro anche in questo caso come Sarri, dovesse decidere di puntare in particolar modo su Bernardeschi mezzala, con la possibilità di utilizzarlo sia a destra che a sinistra e all'occorrenza anche sulla tre quarti, anche se quando ha giocato sulla tre quarti i risultati sono stati effettivamente quelli che sono stati, di onestamente io non so fin dove possa arrivare
il mio dispiacere per questo mancato scambio. Poi lo ribadisco, magari la partita contro l'Udinese può averci anche buttato del fumo negli occhi, ma lo ribadisco, a me non mi è assolutamente dispiaciuto. Con dei miglioramenti o con dell'esperienza in quel determinato ruolo, magari anche nel corso di questa stagione Bernardeschi potrebbe risultare un giocatore, magari non dico decisivo, ma magari importante. Così come allo stesso tempo Rakitic, perché va bene, ribadisco, tutti sappiamo chi è Rakitic, le qualità di Rakitic, la bravura di Rakitic, però così come Bernardeschi non è la certezza che possa diventare decisivo, soprattutto in questa seconda parte di stagione, perché io mi sto focalizzando soprattutto sulla seconda parte di stagione, perché poi a giugno avrai diversi mesi per fare il calciomercato, per comprare dei centrocampisti a modo, a dovere, magari investendo anche cifre importanti. Quindi ragazzi, io per quanto riguarda questa voce sono proprio nel mezzo, a prescindere da come andrà probabilmente non mi dispererò, me ne farò una ragione in entrambi i casi, ecco, diciamo così. Se dovesse arrivare Rakitic sarei contento, se dovessi vedere nuovamente Bernardeschi mezzala con un rendimento come quello avuto in Juventus Udinese non mi dispererei. Spero che Sarri nel suo caso abbia trovato la dimensione giusta, nel posto giusto, con le richieste giuste e tutto qua in sostanza. Magari voi fatemi sapere qui sotto con un commento se cosa ne pensate, se voi vorreste fare questo scambio, se voi comunque vi terreste Bernardeschi in qualità di mezzala. E niente, noi ci vediamo domani, che per me sarà una giornata abbastanza bella. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Yeah, 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 yeah.